Ma che meraviglia, che meraviglia, mamma mia, bravissimi. Beh, allora, ciao a tutti presenti in studio e a chi ci segue da casa. Comincia una nuova puntata di Happy Dance, il mini show sul ballo. E avete capito che oggi è una puntata romantica, perché il ballo ha mille sfaccettature, ha mille forme con cui si può esprimere. E oggi l'esibizione della nostra Anastasia Kuzmina, che ha volteggiato in questo straordinario valzer insieme ai ballerini bravissimi, è stata veramente emozionante. Quindi complimenti, complimenti ai ragazzi anche, ecco, Andrea e Marika, Chiara e Lorenzo, potete andare, grazie mille. Grazie, grazie, grazie. E Anastasia, grazie, Lorenzo. No, grazie a te. Allora, raccontaci qualcosa su questo ballo. Certo. Oggi si parla di valzer e ho scelto di usare un brano molto famoso. Si tratta del finale dell'operetta La Vedova Allegra di Franz Lehár. E questo valzer si chiama proprio il valzer della Vedova Allegra. Allora, raccontaci un attimo com'è nato il valzer e perché è considerato il ballo più romantico del mondo. Ecco, partiamo, caro mio Lorenzo, proprio da quest'ultima cosa. Devi sapere che il valzer è il primo ballo in cui è stato permesso all'uomo di abbracciare la propria partner. Ah, ecco, così. Capisci? Quindi all'inizio dell'Ottocento in Europa questa cosa era considerata una delle più romantiche, più trasgressive di sempre. E invece per quanto riguarda la storia e l'evoluzione del valzer, cosa mi dici? Innanzitutto bisogna dire che il valzer ha un ritmo, un tempo ternario. Quindi si conta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai, tutti 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esatto. E questa cosa regala al valzer un andamento molto allegro e molto dinamico. Questo tipo di ritmo è tipico delle danze popolari. A partire del Settecento è stato nobilitato da grandi musicisti che hanno cominciato a scrivere valzer anche per le corti, per accompagnare le feste, no? Quelle dei nobili. E pensa che Maria Antonietta ha portato il valzer dall'Austria, dove è nato, in Francia. E a che cosa si deve invece la fortuna del valzer? Beh, al fatto che grandi musicisti hanno scritto e composto il valzer, da Haydn a Beethoven, da Chopin a Tchaikovsky e Johann Strauss, ovviamente, che ha scritto il valzer anche per le corti dell'imperatore Francesco Giuseppe. E in Francia il valzer si utilizzava nelle operette, come nel caso della Vedova Allegra che abbiamo ballato all'inizio. Beh, Anastasia, grazie perché sei stata precisa e interessantissima come sempre. Complimenti. È vero. Come sempre. Adesso però, amica mia, andiamo a conoscere quali sono le scuole che si devono esibire qua sul palco di Happy Dance. Andiamo a conoscere la prima scuola in questa clip di presentazione. Noi siamo le sirene danzanti. Noi siamo le sirene danzanti. Tutto il gruppo sono le sirene danzanti. Mi sento spettinato. Faremo un valzer e nella nostra coreografia faremo delle basi e dei giri a destra doppi. Ballare qui mi aiuta a esprimermi e a tirar fuori quello che ho dentro. Quando ballo sono felice e emozionata. Mi sento lì. È un bel ambiente per trovare amicizia. Io sono il più bravo, il sono, più bravo io. Il più bravo siamo io. Guardateci bene perché vi stupiremo. Questa è la prima scuola, le sirene danzanti. I ragazzi sono pronti, ci balleranno sulle note di Nebbia in Valpadana. 3, 2, 1, musica!
bravissimi! Complimenti ragazzi! Venite qua al centro accanto a me, venite qua, venite tutti qua, venite qua un po' a destra, un po' a sinistra. Abbiamo ascoltato un brano della mitica orchestra Casadei, Nebbia in Val Padana, insomma, l'orchestra. Infatti ho respirato un po' di aria romagnola, fate un passo avanti, non abbiate paura, non vi mangio. Allora, ragazzi, ma avete fatto un sacco di giri, ma vi è mai capitato durante le prove di scontrarvi? Dicci la verità, sì o no? Sì! Sì, ecco, certo, perché... veramente ballavano in uno spazio piccolissimo e c'era una grande difficoltà. Voglio sapere, perché avete scelto di fare un ballo così romantico nato 200 anni fa? Noi abbiamo scelto questo ballo perché è il ballo tipico romagnolo, è il ballo che, cioè, è il primo che si impara. È il primo che si impara, è bellissimo, infatti si respira veramente la Romagna. Chiamiamo la nostra Anastasia, Anastasia Cosmina, che sta arrivando. Bellissima come sempre. Grazie Lorenzo. Facciamola passare, Anastasia. Veramente mi sorprende la loro bravura. Io non ho mai imparato a ballare questo tipo di danze, le danze tipiche romagnole. Non sono mai riuscita a trovare il tempo, ma mi affascinano. Vorrei tantissimo poterlo fare. Secondo voi potrei? Sì, sarei capace, pensate. Lo crediamo tutti quanti. Sai che cos'è incredibile? Quanto sono sincronizzati e uguali. Che anche l'angolo del giro era esattamente identico da tutte le coppie. È vero, eravate vicinissimi. Complimenti ragazzi, bravissimi. Vi siete presi complimenti anche di Anastasia. Adesso andiamo a conoscere la seconda scuola che si deve esibire, ma li conosciamo meglio con questa clip. Vai. Ma nella nostra disciplina ci sono due tipi di balli, ovvero i balli standard e i balli latinoamericani. I miei balli preferiti sono le danze latinoamericane, però... Io purtroppo sono più preferibile alle danze standard, ma anche le danze latinoamericane mi piacciono. E quindi siamo un po' combattuti. Sì, si può cambiare partner, però noi non vogliamo rimanere insieme. E non è consigliabile cambiare partner perché dopo tanti anni di allenamento e di gare insieme si potrebbe perdere il feeling tra le due persone. E questa è la scuola Ritmo Danza. Fatemi dare un'occhiata, vediamo, i capelli sono perfetti, gli sguardi sono accesi e quindi 3, 2, 1, musica! I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Che bello, bravissimi, veramente un momento romantico, mi stavo innamorando anche io. Allora ragazzi, complimenti, venite qua, ma ditemi un attimo, visto che ballate in coppia questa musica così dolce, ma non c'è il rischio di innamorarsi un po'? Il rischio c'è sempre, però. Ma è mai successo tra voi ragazzi, di piacervi mentre ballate? No, non è mai successo. Ma potrebbe succedere. Sì. Potrebbe succedere. Chiamiamo la nostra Anastasia che vi dà un giudizio, d'accordo Anastasia? Lorenzo! Eccola! Ti devo raccontare una cosa. A
un'altra cosa da insegnare. Tu lo sai che oggi abbiamo visto tre tipi di valzer diversi? Infatti sì, rispetto a quello di prima, sì, questo era diverso. Io ho ballato il valzer viennese prima con i miei ballerini. Loro i ragazzi di romagnolo. Prima, valzer romagnolo, e loro il valzer inglese, che è leggermente più lento e diverso. Molto romantico. Esattamente. Questo, E come hai visto, c'è una posizione particolare che è la top line, che è molto difficile da tenere, soprattutto per l'uomo. Ah. E loro sono stati bravissimi perché non hanno mai perso la posizione. Grandi. Complimenti, bravi ragazzi, anche da parte della nostra Anastasia, ma adesso prepariamoci al gran finale, perché Anastasia ci deve dire che passo ha scelto per farci, insomma, capire un po' come fare. Lorenzo, oggi voglio sperimentare il tuo romanticismo. Ah, allora siamo messi molto male. Vai. E impareremo proprio alcuni dei passi base del valzer, e sono molto curiosa di vedere come te la cavi, perché io sono molto severa. Allora, sono veramente molto sudato, quindi fatemi concentrare un attimo, voglio vedere la clip in cui Anastasia ci insegnerà questo passo. Guardiamola tutti insieme. Ragazzi, è arrivato il momento di imparare il ballo più romantico di tutti i tempi, il valzer. Il valzer si balla sulla musica a tre quarti e il passo base si chiama il quadrato. Andiamo. Passo avanti, passo laterale, chiudo, passo dietro, passo laterale, chiudo. Ora di seguito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Però per ballare il valzer abbiamo bisogno di un cavaliere. Il mio cavaliere è Andrea. Impariamo la posizione delle braccia. Mano nella mano, l'altra mano del cavaliere è sulla scapola della dama. E l'altra mano della dama è sulla spalla del cavaliere. E adesso con la musica. Allora Lorenzo, hai capito come si fa? Beh, proviamo, dai, allora. Mi stai invitando. Sì. Un, due, tre, 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 un, due, tre. Sta migliorando. Dai, ce l'ho fatta. Venite a farci compagnia. Sono stato bravino, venite qua ragazzi, venite tutti qua. Grazie e complimenti alle scuole che hanno partecipato oggi alla nostra puntata di Happy Dance. Siamo arrivati al gran finale. Ringraziamo la nostra splendida Anastasia Kuzmina, che puntata dopo puntata ci sta insegnando ad amare il ballo proprio come lo ama lei, perché ballare ci rende sempre felici, perché questo qua è Happy Dance. A presto, ciao. Vai Walter, tutti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.